Carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo nel bellissimo comune di Massa Martana, in provincia di Perugia e sono presso il, tiro, il campo di tiro a volo Umbria Verde. Mi accompagna il presidente Giuliano. Oggi è una giornata importante perché è il quinto Gran Premio struttura regionale Umbria, Fossa Olimpica e sarà proprio il presidente Giuliano che ci spiegherà questa bellissima giornata. Sì, questa è un'iniziativa che mi è venuta in mente cinque anni fa riprendendo la gara della struttura federale nazionale e mh, mi sono domandato perché non fare una festa anche in Umbria della struttura federale dove raggruppa i presidenti, i consiglieri, i vicepresidenti, gli arbitri e i sostenitori. I sostenitori perché? Perché questa gara che io ho, diciamo non ho inventato, però mi sono mi sono permesso di presentare all'Umbria e a favore del settore giovanile, cioè dei nostri giovani dell'Umbria. Che vuol dire? Vuol dire che l'incasso che noi andremo a percepire da chi vorrà partecipare a questa manifestazione eh, io lo devolvo la società Umbria Verde lo devolve completamente al settore giovanile, al centro casse dell'Umbria. Benissimo presidente. Il 2018 sta terminando, quindi vogliamo fare gli auguri a tutti i suoi atleti? Faccio gli auguri a tutti i miei atleti che sono i Galacticus e tutti i tesserati di Umbria Verde, io li considero Galacticus. Poi faccio gli auguri agli sponsor. E non ultimo è che partecipa da 5 anni a questa gara è Stockhaus, una ditta di Gualdo Tadino, che tutti gli anni... Partecipa con un premio mirato al settore giovanile, e cioè il premio va dato al vincitore della gara Giovani. Per cui un grazie veramente di cuore da, da tutto il settore giovanile dell'Umbria alla ditta Stockhaus di Enzo Calzuola di Gualdo Tadino in via Flaminia, zona industriale sud. E vi invito ad andarlo a visitare perché è un centro molto grande. Benissimo, noi ci andremo sicuramente e grazie Presidente di tutto, grazie. Grazie a te Giada. Marino Cipriani, coordinatore regionale arbitri Umbria, qual è il suo ruolo all'interno della federazione regionale? Allora, io sono il commissario arbitri regionali Umbri e praticamente sono quello che è l'incaricato da parte della federazione a gestire questa difficilissima soluzione perché non è facile. Io devo tutti, ogni fine settimana devo chiamare gli arbitri e dislocarli nei vari campi dell'Ombria per poi iniziare tutte le gare. E poi sono anche responsabili regionali di molte gare regionali, quindi l'impegno è molto gravoso, molto impegnativo e così si va avanti. Perché Marino scegliere il tiro a volo? perché il tiravolo è, una, è uno sport che mi viene da piangere soltanto a dirlo, è uno, è uno sport bellissimo, è uno sport innanzitutto sociale per l'età diciamo le, maggiori, per i giovani è uno sport formativo, è uno sport bellissimo, è uno sport curato, è uno sport che nessuno non sarà mai solo quando sei in mezzo a... Al tiro a volo sei sempre con la gente, sempre buoni amici e sempre, sempre, sempre massima serietà, massimo rispetto e massima condivisione. Benissimo, quindi noi ringraziamo Marino Cipriani. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Ignazio Maria Tronca, atleta Fiamme Oro, Double Trap. Ignazio, i tuoi titoli durante la tua carriera? Allora, intanto buongiorno a tutti. I miei titoli durante la mia carriera partono, possiamo dire, dal 2013, quando ho cominciato a gareggiare nella mia disciplina Double Trap. A livello internazionale ho vinto un mondiale, due mondiali a squadre nel 2014-2015, un europeo individuale nel 2015 e un europeo a squadre nel 2015. Questi sono i titoli da junior, mentre quest'anno eh, sono riuscito a vincere l'europeo a squadre da senior. Nell'ultima manifestazione, appunto in Austria, lo scorso luglio. E seguono anche diversi titoli italiani, sia da junior che da senior. L'ultimo più importante, che è stato forse quello più emozionante, è stato il titolo italiano, categoria Eccellenza, che ho vinto lo scorso luglio. Ignazio, che cosa rappresenta per te il tiro a volo? Per me il tiro a volo rappresenta, rappresentava prima una passione, adesso rappresenta anche il mio lavoro, quindi ho avuto la fortuna e allo stesso tempo anche la capacità di far diventare la mia passione uno strumento anche di, di sostentamento e di, di possibilità di eh, praticarlo a livello professionistico, cosa che è fondamentale, potersi dedicare notte e giorno a questo sport per raggiungere certi livelli e il tiro a volo rappresenta quello per cui ho lavorato e per cui voglio ancora lavorare e la mia più grande aspirazione nella vita appunto è primeggiare in questo sport. Un consiglio ai ragazzi e non per approcciarsi al tiro a volo? Allora il consiglio più grande che do è il divertimento, deve essere un divertimento dall'inizio fino a... A, a, poi alla conclusione delle varie carriere dei singoli ragazzi se non è un divertimento non lo si affronta nella maniera giusta e rischia di diventare anche poi pesante a livello psicologico e mentale quindi divertirsi e divertirsi sempre fino a, che, fino a che uno desidera farlo Perché scegliere il tiro a volo, Ignazio? Ma il tiro a volo è uno sport che mh, ahimè gode di non non troppa fama a livello nazionale internazionale e questo purtroppo ci rende difficile anche pubblicizzarlo e parlarne con le persone. Io lo consiglio perché è uno sport che insegna veramente tanta disciplina e fa crescere molti ragazzi in età anche sensibili perché da noi i ragazzi possono approcciarsi dai 13 anni in poi, quindi l'età dell'adolescenza rappresenta lo è stato anche per me un periodo un po' particolare no? per, per alcuni ragazzi. È il tiro a volo come anche altri sport. Lo nego rappresenta un metodo di apprendimento a livello di disciplina, oltre che uno sfogo, magari la possibilità di visitare luoghi, fare, fare delle trasferte, conoscere persone, però io penso che la crescita personale del ragazzo sia proprio il primo scopo per cui noi e altre persone lavorano notte e giorno eh, per loro. Ecco. Quindi la disciplina è la prima cosa e poi il divertimento, appunto il girare, conoscere persone, è tutta un'altra serie di cose che poi non, non svegliamo se non... No. Non cominciano. Ignazio, insieme a Christine, presidente del settore giovanile Umbria, state percorrendo un progetto, un programma Linea Verde. Sì, io mi sono più volte prestato a, a, a vari appuntamenti con i ragazzi, anche con Christine nelle scuole o anche sui campi da tiro. Penso che sia veramente un metodo vincente. Poi non lo dico io, ma parlano proprio i numeri, quindi. Posso solo che supportare e continuare a rendermi disponibile perché credo nel progetto e credo anche nella persona di Cristine che sta da anni svolgendo un lavoro encomiabile da, da questo punto di vista. Benissimo, amici carissimi, ringraziamo Ignazio Maria Tronca. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Claudio Pedicini, il new entry nel settore giovanile. Perché hai scelto, Claudio, il tiro a volo? Perché regala emozioni diverse dagli altri sport. Oggi qua presso il Tiravolo di, Umbia, di Umbria Verde c'è una gara. Quale emozione ti ha dato? Um, fe eh, adrenalina, divertimento. Quindi io, Claudio, ti faccio solamente il mio grandissimo in bocca al lupo. Marcello Tittarelli, 1996 Olimpiadi di Atlanta, detentore del record mondiale di 150 su 150 piattelli rotti. Marcello, cosa rappresenta per te il tiro a volo? Eh, per me è stato um, uno sport che mi ha realizzato nel, nel, nella vita, nel, in atteggiamenti sportivi, in atteggiamenti di vita, per cui mh, sono riuscito a ottenere dei risultati che mi ha permesso diciamo, di arrivare fino alle Olimpiadi e poi coronare con un bel record del mondo fatto a Sulli in Germania poco tempo prima delle Olimpiadi. Marcello, perché consigli e consiglieresti il tiro a volo? Perché è uno sport all'aria aperta, per cui i giovani vivono una, una realtà anche di vita diciamo, salutare a livello di, 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 di impatto nella vita quotidiana. Poi perché regola anche la vita, nel senso che per poter rendere in questo gioco hai bisogno di stare a certe regole di vita, nel senso che devi andare a dormire a una certa ora, non devi fare stravizi e questo, non accetta, questo gioco non accetta sicuramente situazioni che non sono salutari. Quindi noi ringraziamo Marcello Tittarelli.